Silvio Giovine, assessore del Comune di Vicenza con deleghe al commercio e attività produttive, politiche del lavoro, agricoltura, turismo, valorizzazione del centro storico e coordinamento di eventi e manifestazioni. Mercoledì, a 28 di novembre 1520, ne disbuscassimo da questo stretto singolfando nel Mar Pacifico. Stessimo 3 mesi e 20 giorni senza pigliare refrigerio di sorta alcuna. Mangiavamo biscotto, non più biscotto, ma polvere di quello con vermi a pugnate, perché essi avevano mangiato il buono. Puzzava grandemente di orina dei sorci, e bevevamo acqua gialla già putrefatta per molti giorni, e mangiavamo certe pelle de bove, che erano sopra l'antenna maggiore, a ciò che l'antenna non rompesse la sartia, durissime per il sole, pioggia e vento. Le lasciavamo per 4-5 giorni nel mare, e poi se metteva uno poco sopra la brace, e così le mangiavamo, e ancora 6 volte segatura de asse. Li sorci se vendevano mezzo ducatolo uno, e seppur ne avessimo potuto avere. Ma sovra tutte le altre sciagure questa era la peggiore. Crescevano le gengive ad alcuni sopra gli denti, così de sotto come de sovra, che per modo alcuno non potevamo mangiare, e così morivamo per questa infermità. Morirono 19 uomini, e il gigante con un indio della terra de Verzino. 25 o 30 uomini si infirmarono, chi nelle braccia, nelle gambe o in altro loco, sicché pochi restarono sani. Per la grazia di Dio, io non ebbi alcuna infermità. In questi 3 mesi e 20 giorni andassimo circa 3-4 mila leghe in uno golfo per questo Mar Pacifico. In vero è bene pacifico, perché in questo tempo non avessimo fortuna, senza vedere terra alcuna, se non 2 isolotte disabitate, nelle quali non trovassimo altro se non uccelli e arbori. Le chiamassimo isole infortunate. Son lungi l'una dall'altra 200 leghe, non trovavamo fondo appresso de loro, se non vedevamo molti tiburoni, ossia squali. La prima isola sta in 15 gradi di latitudine e all'astrale, e l'altra in 9. Ogni giorno facevamo 50, 60, 70 leghe alla catena o a poppa. E se Dio e la sua madre benedetta non ne dava così buon tempo, morivamo tutti de fame in questo mare grandissimo. Grazie.